È arrivata a Siracusa la nave goletta della Marina Militare Palinuro, impegnata nella pre-campagna di istruzione dedicata agli allievi del primo corso della Scuola Navale Militare Morosini di Venezia. Al termine della manovra di ormeggio presso la banchina 5 del porto di Siracusa, si è svolta a bordo dell'unità la conferenza stampa di presentazione del programma relativo alla sosta. La conferenza stampa è stata presieduta dal comandante marittimo Sicilia, contrammiraglio Nicola De Felice, dal comandante della nave, capitano di fregata Gabriele Belfiore, e dal vice sindaco della città retusea Francesco Italia. Mercoledì, durante l'uscita in mare della nave goletta Palinuro, sarà deposta una corona per la commemorazione dell'equipaggio del regio sommergibile Ashanghi, affondato il 23 luglio del 1943 nelle acque prospicienti la rada di Augusta. Durante la sosta l'unità sarà disponibile per le visite a bordo a favore della popolazione per seminari, eventi culturali e musicali come quello di domani sera sotto bordo nave Palinuro con il concerto a cura della banda della città di Siracusa. Martedì invece il seminario a bordo su contrasto ed eventi accidentali a cura dell'ISPRA Ambiente, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.